tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Spaccio, arrestato un 31enne di Monbaroccio, cedeva droga ad un minorenne. Gli eccessi della movida a Pesaro, due ragazzini finiscono al pronto soccorso dopo aver subito un'aggressione da parte di un 18enne. Il caso del digestore a Fano, la sinistra preoccupata per il futuro di ASET dopo la rottura con Marche Multiservizi, ma c'è chi assicura che si sta lavorando sotto traccia per ricucire i rapporti. Tra indifferenza e scarsa informazione, l'app Immuni fa il suo debutto nei negozi digitali italiani. Da oggi è scaricabile sul cellulare, mentre dal 5 maggio partirà la sperimentazione nelle Marche. Un saluto in mascherina e una lettera del procuratore capo, la fanese Mafalda Tomassini, è la prima pensionata del Tribunale di Pesaro dopo l'emergenza coronavirus. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. E benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. La squadra mobile di Pesaro e la polizia hanno arrestato un 31enne italiano residente a Monbaroccio per spaccio di droga. Dopo una lunga serie di appostamenti, gli agenti hanno fermato il pusher venerdì scorso e hanno perquisito la sua casa. I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato droga di vario tipo, tra cui hashish, cocaina, metanfetamina, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e denaro in contante per un ammontare di 4.200 euro. Dalle indagini è emerso che l'uomo spacciava da oltre un anno e cedeva droga anche ad un minorenne. Questa mattina il Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. Per ora a preoccupare di più della movida nella nostra provincia non è l'aumento dei contagi, bensì l'abuso di alcol tra i giovanissimi. Molti i controlli delle forze di polizia. A Pesaro due ragazzini sono finiti all'ospedale. Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona e le altre maggiori città marchigiane accomunate al risveglio del lunedì mattina dagli stessi bollettini post-movida, termine ormai sdoganato per indicare tutto ciò che è vita notturna e divertimento. Questo termine è nato negli anni Ottanta in una Spagna che usciva dalla dittatura e che aveva voglia di rinascere, vuol dire vita notturna culturale e artistica, ricca e vivace. Nella movida di casa nostra, però, post dittatura Covid, in questi fine settimana c'è poco di culturale e artistico, piuttosto di sballo e di eccessi, come le cronache ci restituiscono questa mattina. Da Pesaro a Macerata un unico bollettino alquanto simile, controlli di polizia e giovani sopra le righe. A Pesaro risse e multe in zona mare, dove vengono malmenati due giovani da un coetaneo per futili motivi, e multe da parte delle forze dell'ordine ad alcuni ragazzi che non indossavano le mascherine nel modo corretto. Anche a Fano stesso copione, con le volanti che tengono sott'occhio Lido e Sassonia e centro storico per evitare assembramenti e inosservanze delle normative, ma dove però non si registrano episodi di particolare violenza. A Senigallia invece spiaggia di velluto vandalizzata da ignoti, con lettini, ombrelloni distrutti e avanzi della cena lasciati lì in bella vista. Ma anche eccessi alcolici, con due ragazzini in centro e sul lungomare finiti al pronto soccorso perché al limite del coma etilico. Anche ad Ancona risse a colpi di bottiglie rotte, nove denunciati nella centralissima Piazza del Papa ed in tre finiscono al pronto soccorso, e altri giovani in preda ai fumi dell'alcol segnalati per ubriachezza molesta. Stesso copione nelle Basse Marche, San Benedetto e Ascoli, risse ed eccessi, con un 27enne arrestato dai carabinieri per resistenza ed una 14enne ad Ascoli ubriaca che, cadendo, ha battuto il capo ed è finita in ospedale. Questo fine settimana, dopo i due mesi passati in casa, non ci regala gioia e spensieratezza, ma solo una lunga distesa di bottiglie vuote e movida fuori controllo e tanti mal di testa il mattino dopo.
E adesso parliamo invece del digestore anaerobico, lo strappo tra ASET e Marche Multiservizi, con quest'ultima che ha deciso di correre da sole, di realizzare a Canavaccio il digestore, sta preoccupando non poco la sinistra fanese. Oggi, questa sera, nel telegiornale sentirete l'esponente di Sinistra per Fano, Teodosio Auspici, che si dice preoccupato per il futuro dell'azienda pubblica fanese. La domanda in queste ore sul tema digestore è: ASET può fare a meno di Marche Multiservizi? E siamo proprio sicuri che Marche Multiservizi possa fare a meno di ASET nella gestione dei rifiuti in provincia? Ovvio, sulle dimensioni non se ne parla nemmeno, ma Fano e i comuni da ASET serviti non sono proprio una cosa da niente. Anche se sulla vicenda digestore stiamo assistendo in queste ore alla cosiddetta quiete dopo la tempesta, da più parti arriva la voce che sono in atto contatti e trattative sotto banco per ricucire i rapporti. Ma il fuoco è sotto la brace della politica. Le scaramucce, i botte risposta a mezzo stampa dei singoli contendenti tradiscono una guerra sotterranea che si sta tenendo nei corridoi della politica fanese sul tema digestore. La vera partita si sta giocando sotto traccia, quindi lontano dai riflettori mediatici. Sono molte le poste in gioco, la prima fra tutte è la maggioranza e la tenuta in consiglio comunale. Seri, come ci ha dichiarato, non si fa certo commissariare dal PD, ma ha ancora i numeri per governare? Chi punta il dito su di lui e la sua lista per una responsabilità diretta in questa dinamica ha veramente la forza e la volontà di farlo cadere? E nel caso, cui prodest? È probabile che Seri e la sua squadra rimangono in sella, ma qual è, se c'è, una contropartita in gioco per rimanerci? Un rimpasto di giunta, si è parlato più volte, ci sarà anche un agnello sacrificale da immolare per rimettere i piatti della bilancia in pari? Forse un assessorato o addirittura i vertici ASET? Vedremo. E immancabilmente poi in queste ore è tornato di nuovo a galla l'eterno tema della possibile vendita della municipalizzata qualora le cose per lei si mettessero male. Eravamo già intervenuti a novembre sulla questione di gestore anaerobico, sottolineando subito l'opportunità che si prospettava al comune di Fano di avere una struttura così importante e anche un investimento che portava posti di lavoro. Sono passati 7 mesi e oggi apprendiamo che il digestore sta prendendo la via di Urbino a Canavaccio e che quindi Fano perde o potrebbe perdere anche questa cosa qua. E poi quello che mi preoccupa di più è che in questo modo non si rafforza la nostra municipalizzata. Chi oggi non vuol fare il digestore a Fano è colui che non vuole rafforzare ASET e che vuol dire che ha ancora in mente di privatizzarla o di cederla. Ecco, oggi noi lanciamo ulteriormente questo allarme perché ci preoccupa molto la questione e non vogliamo assolutamente che ci sia di nuovo all'ordine del giorno la vendita di ASET. E prende il via da oggi la possibilità di sottoscrivere le procedure di emersione dei rapporti di lavoro e di rilascio dei permessi di soggiorno temporanei previste dall'articolo 103 del decreto legge. Le istanze potranno essere presentate tramite il sito internet e utilizzando il sistema digitale SPID fino al 15 luglio prossimo. In particolare, i rapporti di lavoro possono essere attivabili dal datore italiano o straniero che intende sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato o dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio prima dell'8 marzo. Per quanto riguarda i permessi di soggiorno scaduti dal 31 ottobre 2019 ai fini di ottenere il rinnovo, il soggetto interessato deve attestare di avere svolto attività lavorativa nei settori indicati dalla procedura. In entrambi i casi i settori interessati sono quelli dell'agricoltura, dell'allevamento, della zootecnica, pesca e acquacoltura e attività connesse. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Prefettura di Pesaro e Urbino. E adesso parliamo invece dell'app Immuni, che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane, soprattutto per la questione della privacy. Nelle Marche il test avverrà a partire dal prossimo 5 giugno, ma da oggi è già possibile scaricarla sugli store.
Sinceramente l'efficacia dell'applicazione non so se possa essere molto efficace oppure no. Secondo me rimane sempre più efficace comunque il metodo di rimanere a distanza. La mascherina è fondamentale. Essere responsabili, di non dare per scontato il fatto che essendoci un'app puoi vivere più tranquillamente, nel senso rimanere comunque sempre rispettosi delle regole. Non è certo che magari quello che abbiamo di fronte in quel momento è negativo, in realtà potrebbe essere invece positivo, quindi può essere favorevole per qualcosa, può essere favorevole per altri aspetti. Si chiama Immuni ed è l'applicazione sviluppata per i dispositivi Apple e Android, scelta dal governo per il controllo degli spostamenti dei soggetti risultati positivi al virus, prevista nella fase 2 dell'emergenza Covid-19. L'applicazione gratuita e su base volontaria scaricabile sul proprio smartphone permette alle autorità sanitarie di monitorare possibili contagi se un individuo è stato a contatto con soggetto risultato successivamente positivo al coronavirus. L'app da oggi è scaricabile sugli store, mentre l'avvio del test vero e proprio partirà dal 5 giugno prossimo in 4 regioni, Marche, Liguria, Abruzzo e Puglia. A quanto si apprende da fonti del Ministero dell'Innovazione, l'app sarebbe pronta per essere usata, ma mancherebbe ancora l'ultimo via libera da parte di Apple e Google. Il sistema telematico invierà un SMS di allerta nel caso in cui ci si avvicina una persona che abbia contratto il Covid. Per funzionare è necessario che sia l'utente, che le persone circostanti abbiano attivato sul proprio telefonino l'app e Bluetooth. Inoltre, chi sa di essere positivo deve averlo dichiarato inserendo l'informazione tra quelle presenti sulla propria applicazione. In questo modo Immuni conserva sul dispositivo di ciascun cittadino una lista di codici identificativi anonimi di tutti gli altri dispositivi ai quali è stata vicino entro un certo periodo. Il sistema genererà una lista degli utenti più a rischio ai quali è possibile inviare una notifica sul proprio telefono, tutelando sempre i diritti sulla privacy e degli incontri intercorsi tra persone. La confusione che c'è intorno a sta cosa non invita. Non mi sono documentata bene perché ancora comunque è tutto in fieri, ma siccome tutte queste cose in fieri rimangono poi in fieri e non spiegate, anche io ho delle perplessità effettivamente. Scaricherete l'app Immuni per il distanziamento sociale? Non ne siamo a conoscenza, però... Ma non sono sicuro di... cioè penso di sì, dipende quanto la tutela la privacy, ecco. Per l'utilità sì, sicuramente. Probabilmente, se è una cosa utile per contenere questo virus, forse sì, ma quando mi spiegheranno bene come funziona, vedremo, perché fino adesso ancora non è che è molto... chiaro come funziona. Assolutamente no, non ha nessun senso, perché poi comunque se dietro non c'è un tampone o un sierologico o comunque qualcosa che attesti, come fai a saperlo? Cioè quello lo faccio sapere, lo faccio fra un mese, fra due mesi, fra tre mesi, che senso ha? Ha senso se tutti facciamo il tampone, se tutti facciamo il sierologico, allora viene fuori se io sono positiva, allora con chi sono stata vicino, ma questa app non ha, secondo me non ha nessun senso. Personalmente non la tirerò giù, non la scaricherò. Dopo ognuno farà. Neanche, sì, secondo me neanche, è uguale. Non ha senso. E dopo è uno spreco anche di soldi, no? Usiamo questi soldi per altre cose. E adesso diamo spazio invece alle vostre segnalazioni, quelle che arrivano anche attraverso la nostra app Occhio alla Notizia. Un segnalatore, un nostro reporter di strada, ci ha segnalato una grossa buca che si è formata all'incrocio tra Via Dini e Via della Libertà a Fano. E scrive, è lì da circa 2 anni ed è andata crescendo fino alle dimensioni attuali. Sembra impossibile che nessuno l'abbia mai segnalata. E aggiungiamo noi, sembra altrettanto impossibile che in questi 2 anni nessuno l'abbia mai chiusa. Ancora gesti di solidarietà invece nel comune di Fano. Questa mattina un supermercato, l'ipermercato di Bellocchi, ha donato 1.400 euro alla protezione civile. Parte del contributo è stato utilizzato per l'acquisto di un defibrillatore.
associazioni, comitati, privati, cittadini. In tanti si sono mobilitati durante l'emergenza sanitaria per aiutare gruppi o singoli in difficoltà. Tra loro c'è anche Spazio Conad, che questa mattina ha donato un contributo di 1.400 euro alla Protezione Civile di Fano come segno di riconoscenza per il lavoro svolto. L'ipermercato, rappresentato dall'amministratore Massimo Marchionni, fin da subito aveva manifestato la volontà di collaborare per fronteggiare la pandemia. Dopo un primo contatto con il sindaco Seri, è stato deciso di devolvere l'8% di ogni spesa effettuata dai volontari del Cibi Club Mattei per conto di anziani e persone contagiate dal virus. 200 sono state in totale quelle acquistate da marzo a maggio. Così oggi al Codma di Rosciano è stato consegnato l'assegno simbolico al presidente del gruppo fanese, Saverio Livi. Ci sembra una cosa importante, perché Spazio Conad si trova a Fano, e noi vogliamo essere vicini al territorio, vicini alle problematiche che ci sono nella città. In questo caso vicini alle persone? Assolutamente sì, è anche il nostro motto, quindi è molto appropriato, ecco. Nel ricevere l'assegno, Olivia ha ricordato quelli che sono stati i numeri della Protezione Civile durante questi mesi di Covid-19. La situazione è stata monitorata H24, mentre 41 sono stati volontari impegnati per oltre 7.000 ore e che ancora oggi continuano a prestare servizio. Se da un lato sono diminuite le attività di commissione spesa o medicine, dall'altro è aumentato l'affiancamento alle forze dell'ordine nelle azioni antiassembramento, così come il lavoro dedicato all'allestimento dell'area tamponi per guariti in zona Codma. Dal 9 non ci siamo mai fermati, anzi è diventato tutto un crescendo di attività e di aiuti. A noi le chiamate passano attraverso il Comune di Fano, non siamo noi che decidiamo a chiedere supporto, ma arrivano mail ai servizi sociali, e dal COC noi la gestiamo, se una parte sanitaria alla Croce Rossa piuttosto che ad altre associazioni, ma il grosso, la consegna di computer, la spesa, i buoni pasti, l'abbiamo fatto internamente alla nostra associazione. Spazio Conad, prima ancora che nascesse una convenzione a livello nazionale anche con l'altra realtà che del mercato, che abbiamo dei contatti anche con loro, ma Spazio Conad è stato quello che ci ha contattato per primo e ci ha riconosciuto una parte della spesa. Parte del contributo è stato utilizzato dalla Protezione Civile per l'acquisto di un defibrillatore. A ringraziare l'ipermercato e i volontari in prima linea al fianco dell'amministrazione e delle forze dell'ordine è stato il sindaco Massimo Seri. In questi anni non ci siamo fatti mancare nulla, abbiamo provato tutte le emergenze e tutte le situazioni, e ogni volta ne siamo usciti a testa alta, e quindi questo è possibile perché c'è una bella sinergia, un bel dialogo, un bel coordinamento da parte dell'amministrazione, un dialogo con le forze dell'ordine, ma c'è un gruppo di Protezione Civile straordinario che tanti ci invidiano, e basta, lo si vede quotidianamente in tutte le situazioni, e c'è la loro presenza, che sono uomini e donne che spesso mettono il cuore oltre l'ostacolo. Quindi ecco, per me è una bella soddisfazione e non smetterò mai di ringraziarli. Alla consegna ha preso parte anche il primo cittadino di Mondolfo, Nicola Barbieri, insieme al presidente della Protezione Civile FAA di Bruno, Enrico Vitali. Sindaco, non si lavora a livello di gruppo ma di associazione, per cui c'è una bella sinergia con Fano. Sì, una bella sinergia tra due comuni e soprattutto tra le due protezioni civili dei due territori, e quindi una uniformità anche nel modo di sorvegliare le spiagge libere nei nostri litorali. Quindi siamo davvero molto soddisfatti. Partiamo anche noi nel nostro comune di Mondolfo con i nostri volontari dell'Associazione di Protezione Civile FAA di Bruno, e quindi per controllare le spiagge libere e fare in modo che siano rispettate le misure dei protocolli di sicurezza sanitaria. E adesso vi raccontiamo invece la storia di una dipendente del Tribunale di Pesaro che ha raggiunto la meritata pensione proprio al tempo del coronavirus. Sabato è stato per lei l'ultimo giorno di lavoro, poi il saluto, ovviamente rigorosamente in mascherina, dei colleghi e del procuratore capo, che le ha voluto dedicare anche una lettera. Quindi mi sento un pochino diversa, non me l'aspettavo naturalmente. Carissima.
Massima Mafalda, ci mancheranno tanto il suo sorriso gentile, la sua serenità e la sua capacità di portare armonia. Grazie di tutto questo e anche di tutte le cose generose e buone che noi siamo sicuri farà in questo prezioso tempo libero ritrovato. Con queste parole il procuratore capo Cristina Tedeschini, a nome della Procura della Repubblica di Pesaro, ha voluto ringraziare e salutare la prima pensionata dopo l'emergenza coronavirus. Mafalda Tomasini, di Fenile di Fano, ha lasciato emozionata il tribunale dopo 25 anni di servizio per dedicarsi a pieno regime alla sua famiglia e alle sue passioni. Con 42 anni di lavoro tra Procura di Pesaro, Procura di Urbino, 12 anni nel privato e 2 negli enti locali, Mafalda ha effettuato il suo ultimo servizio, raggiungendo così il traguardo della pensione. È emozionante, sì, perché ieri l'ultimo giorno e oggi il primo giorno da pensionata, quindi non so come mi sentirò, diciamo che è tutto da provare. Naturalmente ci siamo dovuti salutare in modo del tutto particolare. Chiaramente la sorpresa mi è stata fatta da parte di tutti i miei colleghi della procura, ma naturalmente abbiamo dovuto mantenere le distanze con le mascherine tutti quanti e nonostante tutto è stata un'emozione. Il procuratore capo anche questo mi ha fatto una sorpresa, mi ha scritto una bella lettera di saluto e anch'io a sua volta ho ringraziato i miei colleghi per tutti questi anni che abbiamo vissuto insieme. Posso chiederle che cosa ha scritto nella sua lettera? Ho scritto questo: è arrivata l'ora della partenza. Andare in pensione è un passaggio importante della vita. Posso considerarmi fortunata perché alla Procura della Repubblica ho potuto fare un lavoro che mi è sempre piaciuto fin dai tempi della scuola. Avrei desiderato salutare tutti in modo festoso e abbracciarci, ma questo non è potuto avvenire. Il coronavirus costringe ad un saluto digitale. Vi dico grazie e chiedo anche scusa se qualche volta per errore è stato difficile collaborare. Spero che il Signore mi accompagni in questa nuova vita e che è una bella tappa. Vi abbraccio, rimarrete nel mio cuore e ho augurato un in bocca al lupo a tutti quanti. In che modo impiegherà il suo tempo ora? A chi o a cosa si dedicherà? Mi dedicherò innanzitutto ai miei nipotini, perché ne ho due, uno di 7 anni e uno di 4. Certamente mi mancherà quella parte di lavoro che serve a socializzare, ma non vorrei drasticamente lasciare il rapporto umano, perché per ben 7 anni ho lavorato alla ricezione atti della procura, sempre a contatto con il pubblico, e quindi vorrei mantenere un rapporto umano magari in una comunità, magari dare un aiuto, un sostentamento, magari perché no, in parrocchia, in qualche centro dove ci sono dei bambini bisognosi. E questo è quello che ho in mente. Mafalda, sempre con l'intento di aiutare il prossimo, ha fatto una richiesta ben precisa ai colleghi. La vita mi ha regalato tanto, allora ho detto ai miei colleghi di non farmi il regalo, ma di fare una donazione, perché voglio donare il ricavato a qualcuno che ne ha bisogno, soprattutto in questi tempi. E vi posso dire che la busta è già pronta e la consegnerò quanto prima, a chi già ho destinato. Domani 2 giugno, festa della Repubblica in Piazza del Popolo a Pesaro, si svolgerà il 74° anniversario della fondazione della Repubblica, la presenza del prefetto Vittorio Lapolle e dei massimi rappresentanti istituzionali. La cerimonia si svolgerà in forma ristretta, senza formazioni militari e senza picchetto d'onore. Verrà prevista invece l'esecuzione del cerimoniale dell'alzabandiera, il suono dell'inno d'Italia, con la lettura del messaggio del presidente Mattarella. A seguire la disposizione di una corona presso la cappella votiva di Sant'Ubaldo. E questa era l'ultima notizia in scaletta. Vi ricordo che subito dopo la pubblicità, le previsioni del tempo, ci sarà Primo Cittadino con Simona Zonghetti. L'ospite sarà Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia uscente e anche candidato alle prossime regionali per il Partito Democratico. L'informazione torna invece domani mattina alle 7 puntuali con la rassegna stampa. Arrivederci.